Movimento 5 Stelle. Sì, grazie Presidente per la parola. Io ringrazio intanto gli organizzatori di questo Consiglio straordinario sui cambiamenti climatici, tema che questa amministrazione sente molto, visto che ha presentato un atto importante, votato in piena maggioranza all'unanimità una mozione, un indirizzo molto chiaro dove veniva dichiarata l'emergenza climatica globale. Oltre a questo, vi è stata anche l'adesione al patto dei sindaci, appunto, per il clima e l'energia, avvenuto il 14 novembre del 2017 con la delibera numero 78, e anche questo è un dato importante proprio per mettere in mostra la capitale sulla lotta ai cambiamenti climatici. Perciò io intanto ringrazio appunto gli organizzatori e ci tengo anche a ringraziare, lo faccio politicamente, il consigliere, mio collega Fassina, perché ha compreso benissimo il senso di questo consiglio, ma il senso della battaglia appunto ai cambiamenti climatici. Non è una battaglia politica, bensì una battaglia di tutti, una battaglia trasversale che deve vedere tutti quanti uniti in un evento che chiaramente sta via via colpendo tutte le città del mondo, non soltanto Roma. Perciò quando io sento attacchi da parte dei miei colleghi, come oggi ho sentito da parte della Grancio, mi fa male, non mi fa sorridere, Presidente, perché veramente. Consigliera, consigliere, non voglio interromperla, solo per dire, se volete farete richiamo per fatto personale, però insomma, Presidente, io colgo presto, solo un fatto. a Lei ha fine avuto seduta, andrei l'opportunità di. sull'argomento Va bene. oggetto del Consiglio, mi sembra più importante, evitando questioni di Perfetto. carattere personale che possono essere affrontate a fine seduta. Va bene. Grazie. Comunque, grazie Presidente, io la ringrazio di questa opportunità. Fatto sta che comunque. Si è parlato molto di questa amministrazione, di cosa non ha fatto, ma diciamo si è entrati poco nel merito appunto di quello che si potrebbe fare per mitigare appunto l'emergenza climatica ambientale. Con noi invece in quella mozione presentammo un atto dove declinavano appunto degli indirizzi utili al mitigamento ambientale, indirizzi che questa città in un modo o in un altro sono stati sempre disattesi, perché il tema innanzitutto dell'emergenza climatica è un tema moderno, un tema attuale, che non sta colpendo soltanto Roma, ma sta colpendo tutti quanti. La Comunità Europea su questo è stata molto, molto franca, insomma, perciò anche il governo, tramite appunto, la maggioranza del Movimento 5 Stelle, si è attivata sin da subito con il ministro Costa, insomma, per attuare quelle politiche anche inerenti alle microplastiche o comunque alle plastiche monouso che, come sappiamo, insomma, incidono pesantemente sull'inquinamento ambientale. Roma sta facendo quello che è possibile, nel senso, sul lato dell'ambiente ha investito 100 milioni sulla gestione del verde urbano, un quantitativo di risorse economiche che questa capitale non ha mai visto fino ad oggi, perciò si andrà a investire più di 60 milioni sul verde verticale per garantire una manutenzione del verde importante e per permettere appunto agli alberi di continuare a vivere. Questo perché negli ultimi anni, in 20 anni, non vi è mai stata una manutenzione del verde impeccabile. E questo l'abbiamo visto chiaramente sui libri
anche di storia, insomma, che parlavano appunto del servizio giardini che viveva un momento di grandissimo pregio, insomma, ecco, con 1500 dipendenti. Oggi purtroppo viviamo un momento di crisi. E questo chiaramente non ha voluto questa amministrazione. Abbiamo investito appunto dei fondi importanti, abbiamo anche avviato una campagna di appunto per rimpinguare l'organico del servizio giardini assumendo più di 100 unità. E questo, ecco, sicuramente perché la volontà di questa amministrazione è quella di curare il verde al meglio. Si sta lavorando sul regolamento del verde, questo lo sa benissimo il mio collega di Palma, che su questo ci sta lavorando da molto tempo, insieme all'assessore Fiorini, un lavoro che viene da lontano, ma un lavoro complessissimo, perché questa amministrazione non ha mai avuto un regolamento del verde, strumento indispensabile per garantire al meglio la gestione del verde urbano. Ecco, questo per dirvi che comunque sul verde si sta facendo tantissimo e sappiamo quanto gli alberi possono incidere sulla riduzione della CO2. Abbiamo investito nel pacchetto degli accordi quadro all'incirca 1,3 milioni per la riforestazione urbana. Abbiamo messo a dimora molti alberi da quando abbiamo iniziato appunto a governare questa città, alberi che comunque in questo momento, grazie anche agli appalti, verranno poi rimessi a dimora da novembre in poi, perché sappiamo che comunque la stagione ottimale, appunto, avviene nei periodi più freddi. E si è eseguito un monitoraggio delle alberature, investendo 2,5 milioni di fondi giubilari, ma comunque sono stati investiti monitorando 80.000 alberature ricordiamo che Roma è la città più verde d'Europa con 330.000 alberi, perciò non è semplicissimo assolutamente gestire il verde urbano. Ecco, queste sono le azioni che questa amministrazione sta facendo con fatica, con coraggio, reperendo appunto le risorse necessarie, ma comunque, insomma, sul verde abbiamo posto un'attenzione molto, molto, molto importante. E, oltre a questo, abbiamo anche curato le nostre aziende agricole. Aziende agricole, ricordiamo purtroppo che vivevano una situazione di fortissimo degrado, le abbiamo riprese in mano, insomma, ecco, cercando di ripristinare quello che appunto potevamo ripristinare, e creando anche un'agricoltura leggera, sostenibile, biologica. Io sto parlando per esempio anche di Castel di Guido, creando una filiera corta all'interno di un mercato appunto agricolo che comunque sta subendo un deficit, insomma, molto molto pesante sia a livello economico ma anche ambientale. Ecco, questo per quanto riguarda le aziende agricole. Stiamo cercando anche di stabilizzare e di procedere con l'assunzione di personale che possa continuare a gestire le aziende agricole, e anche questo è un dato importante da non sottovalutare. Oltre a questo, sul tema dei rifiuti, forse il tema più delicato, più complesso, che come già ha fatto cenno il mio collega di Palma, Roma non vive di un impianto appunto di infrastrutture utili e appunto in grado di gestire la mole di produzione di questa città. Però con coraggio abbiamo presentato i due progetti di compostaggio aerobico per il trattamento della frazione organica. Oltre a questo, ricordiamo anche la delibera di materiali post-consumo, e comunque ricordiamo che si sta lavorando a un nuovo piano industriale per arrivare via via alla chiusura del ciclo dei rifiuti. E anche questo è un dato importante, perché
con questo strumento possiamo arrivare chiaramente a raggiungere quegli obiettivi importanti sul ciclo dei rifiuti a Roma. Per non entrare troppo nel dettaglio, chiaramente perché qui vogliamo toccare un po' tutti quanti i punti, ricordiamo anche la delibera della food policy. Si è parlato appunto con un intervento di uno dei ragazzi di Friday for Future, che chiaramente ringrazio. Si è parlato di questo tema, un tema che noi abbiamo sviscerato in Commissione Ambiente insieme al Presidente della Commissione Commercio. Abbiamo partorito un atto appunto che abbiamo condiviso con le forze di opposizione e che chiaramente poi abbiamo protocollato. Perciò la delibera della Food Policy sposata dall'Associazione Terra è stata portata avanti, dovrà essere discussa in aula a breve, e questo, ecco, per dare giusto peso alle cose. Non si può dire che Roma Capitale è stata inerme, è stata ferma per 4 anni e più, aspettando appunto la catastrofe climatica. Questo è sbagliato, è scorretto, perché ricordiamo, con i nostri strumenti amministrativi stiamo facendo il possibile appunto per andare verso una direzione che possa mitigare i danni ambientali. Stiamo lavorando anche sul tema dei pesticidi, anche questo molto importante, insomma, su Roma Capitale con AMA non si è più intervenuti, anche grazie al servizio Giardini, all'utilizzo di fitofarmaci e chiaramente all'utilizzo di pesticidi per eseguire chiaramente il diserbo, perciò non si è più andati avanti verso quei pesticidi dannosi per l'ambiente, ma si è eseguito un diserbo meccanico, ecco, o comunque tramite a vapore acqueo riscaldato con sale grosso. Questo, ecco, per dire che, diciamo, c'è stata un'attenzione molto particolare verso l'ambiente. Non vorrei toccare i punti sulla mobilità sostenibile, che, come ha già detto il collega Di Palma e come saprà molto meglio di me il collega Stefano, si è fatto tantissimo. E dire che questa città, insomma, è stata a guardare, veramente non lo accetto, Presidente, non lo accetto nel modo più assoluto. Ho finito il tempo? No, vado avanti. Sì, grazie. Non lo accetto nel modo più assoluto. Concludo dicendo che sul piano d'azione per l'energia sostenibile e per il clima noi andremo avanti. Il tavolo tecnico sta lavorando e ricordo, stiamo lavorando sotto organico, perché il Dipartimento Ambiente ha pochissime risorse e questo non dipende da questa amministrazione, ma dipende chiaramente anche da quello che purtroppo abbiamo nelle mani. Abbiamo un'unica persona che sta lavorando su questo tema, perché le persone preparate su questo all'interno dell'amministrazione sono pochissime, quasi nulla. Questo per farvi capire che non c'è stata mai un'attenzione particolare su questa situazione, ma questa amministrazione, insieme alla Sindaca Raggi, hanno costituito il tavolo, appunto, l'ufficio speciale Tevere, mi scusi Presidente, per monitorare le azioni intraprese anche da parte della Regione, creando una task force per poter intervenire su uno dei fiumi più importanti d'Italia, forse più inquinati appunto d'Italia, eseguendo delle attività di riqualificazione delle sponde del Tevere, e questo anche per, oltre che per ridare decoro, anche per ridare chiaramente sostenibilità ambientale. Perciò dire che questa amministrazione veramente ha fatto pochissimo è assolutamente scorretto. Dico soltanto che la filosofia deve essere una, e deve essere quella di andare avanti verso una battaglia condivisa, verso una battaglia che deve essere di tutti e che non deve essere una battaglia politica e dei voti. Io mi dispiace sentire che i Friday for Future, che io stimo tantissimo, seguo anche molto Greta Thunberg, possono utilizzare un tema come appunto azioni criminose. Mi sembra un vocabolo, forse un termine troppo forte e poco opportuno, ecco, per un'assemblea capitolina che comunque sta facendo molti sforzi per portare dei risultati sull'efficientamento energetico, su un'economia circolare, non più lineare, su un'economia appunto green, con tutte le difficoltà che un'amministrazione possa avere. Quello appunto che potete osservare, che ci sono agli atti degli strumenti importanti, degli indirizzi che comunque sono stati dati da questa assemblea. Oltre questo, chiaramente si può fare molto di più, ma ci vuole anche molto tempo. Per arrivare alla diminuzione del 40% in meno degli agenti inquinanti fino al 2030, sicuramente c'è bisogno di molto sforzo, sicuramente c'è bisogno, ci sono
c'è un bisogno importante di investire grossissime risorse economiche, finanziarie, risorse che, come sapete bene, le casse del comune, grazie comunque all'ottimo lavoro di questa amministrazione che sta risanando, ma chiaramente c'è bisogno di un sostegno da parte del governo. Sicuramente l'obiettivo ambiziosissimo del PAESC per arrivare alla totale assenza o quasi degli agenti inquinanti entro il 2050 è un dato, insomma, veramente più che ambizioso. C'è poco tempo, sicuramente, però su questo tema dobbiamo essere uniti, trasversali, e io eviterei ogni polemica che danneggia chi veramente crede alla lotta ai cambiamenti climatici. Grazie, Presidente.